Ferrara, giovedì 8 dicembre, Palasport, quinta edizione della Coppa Shotokan. Stanno per entrare i giudici di gara e tra qualche istante inizierà la finale individuale femminile del kata. Ho al mio fianco il professor Gabriele Achilli, che è il presidente dell'Istituto Shotokan Italia, e con lui commenteremo queste immagini. Dunque vediamo i giudici di gara che stanno per entrare sul parquet. Tra poco vedremo entrare anche le atlete. Parliamo allora un po' di questa finale individuale, soprattutto del kata. Spieghiamo un po' che cos'è, che cosa ci apprestiamo a vedere e a commentare. Il kata è una sequenza di forme, è un combattimento immaginario contro avversari nelle varie direzioni, per cui queste forme sono preordinate, prestabilite, e hanno nella loro logicità, diciamo, una applicazione pratica, e viene chiamata forma proprio perché è una spettacolare presentazione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico di quella che è la potenza che viene esplosa nella combinazione, nella serie di queste forme che sono state prese nel tempo nelle varie forme di difesa personale, nelle varie forme di applicazione che venivano fatte una volta proprio come karate, difesa da avversari nell'applicazione di tutti i momenti della vita. Ecco, noi stiamo vedendo gli atleti che stanno sfilando, non ci sono soltanto le finaliste dell'individuale femminile, ma tutti coloro che hanno raggiunto le finali, quindi anche a livello maschile. Ci sono tantissimi personaggi importanti del mondo italiano di questa disciplina, tant'è vero che tra qualche istante, tra l'altro, vedremo campionesse europee e comunque atleti che stanno e che gareggiano ai massimi livelli. Direi una grandissima soddisfazione per una manifestazione riuscitissima. Sì, abbiamo in finale praticamente il fiorfiore dell'istituto. Abbiamo la squadra senior e la squadra junior. Squadra senior femminile composta da Cabiddu, Nesi e Restelli, che sono campionesse europee dall'86 ad oggi. Poi la squadra di kata maschile composta da Martini, Pasquali e Acri. E questi sono i maestri giapponesi? Che... I maestri giapponesi, sì. Maestro Case, maestro Inoeda, maestro Shirai, nostro direttore tecnico dell'Italia, e il maestro Naito, che si vede sullo schermo a sinistra. Maestri che hanno portato ovviamente questa disciplina e hanno consentito all'Italia di fare veramente un grandissimo salto di qualità. Indubbiamente il maestro Shirai è il nostro grande faro che illumina, come io spesso oso dire, illumina il nostro karate. È venuto in Italia già da 20 anni circa, e se non ci fosse lui penso che il karate sarebbe a un livello estremamente primordiale. Ha avuto questa grande forza, questa grande costanza di potersi portare queste tecniche, già portare a noi dalla patria, dal karate originario Shotokan, direttamente dal Giappone, quando era ancora molto giovane. Lui è legato da tanto tempo al maestro Case, come suo maestro, e assieme hanno portato non solo in Italia ma anche in Europa questo stile che si sta diffondendo in tutto il mondo. Tra qualche istante assisteremo dunque alla finale individuale femminile, stanno sfilando i giudici di gara, tra poco anche gli atleti davanti a una platea piuttosto folta, si parla di 3.000 unità che hanno assiepato le gradinate del Palasport. Sì, vediamo, è un grande successo per noi, visto che deve diventare una prova per quelli che saranno i campionati nazionali assoluti del prossimo anno, perché la Coppa Shotokan verrà spostata a Bologna, e una prova generale successivamente per quelli che saranno i campionati europei con la partecipazione di circa 24 nazioni nel 1990. Che Ferrara ospiterà. Che Ferrara ospiterà, esatto. Adesso gli atleti si preparano, i giudici stabiliscono quali sono i termini per poter dare il punteggio nelle varie competizioni, sia di kumite che di kata. Inizieremo col kata femminile, individuale, dove parteciperanno la Restelli, Cabiddu, Lago e Nesi. Quindi sono estremamente titolate. Non dimentichiamo che Lago Barbara è stata campionessa europea individuale lo scorso anno a Sunderland in Inghilterra,
oltretutto aveva collezionato anche una medaglia d'argento nel comité individuale. Eccoci dunque all'inizio di questa finale individuale femminile, questa è Assunta Capidu, che è stata campionessa europea e è tuttora in carica a squadre. Negli ultimi 3 anni questa nazionale femminile ha dato veramente tantissime soddisfazioni. Assunta Capidu per la Lombardia. Questi sono i giudici che stanno prendendo posto nelle rispettive posizioni, ovviamente. Ultimo preliminare, ecco, questo è il giudice arbitro, possiamo chiamarlo sì, così. Sì, maestro Pesce Riccardo di Bologna, che completa il sette arbitri, dei quali 3 e 3-6 lateralmente, e lui è l'arbitro centrale. Questo è il saluto. Molto importante in queste discipline, sempre un protocollo piuttosto rigido, formale, è molto seguito. Sì, è importante perché adesso c'è la presentazione della squadra, delle finaliste, è importante la presentazione, è importante questo saluto che è una forma di rispetto. La cosa importante, fondamentale, il rispetto per se stessi, rispetto per il pubblico, rispetto per i maestri, rispetto per tutti, è una etica che viene insita proprio nel karateka stesso. Insomma, la preparazione. I voti innanzitutto, diciamolo, variano? I voti variano a seconda dove già gli arbitri sono accordati, se partire da un minimo di 7 o un minimo di 8 e poi a seconda della perfezione salire o scendere, a seconda della perfezione e della preparazione e dell'esecuzione tecnica stessa del kata. Kata quindi viene detto a forma. Ecco, adesso l'atleta, in questo caso la Capidu, dopo aver fatto il tradizionale saluto, dice il nome del kata che andrà a eseguire, in questo caso è Gyu Shosho. Quanti tipi di kata possono essere eseguiti? Cioè, diciamo, ovviamente in questa rappresentazione un atleta sceglie una forma di kata, però in senso generale su che tipo di base può scegliere? Su kata, tutti i kata superiori che vengono stabiliti nel programma della manifestazione stessa. Io avevo detto Goju Shosho, ma questo è Goju Shodai, è un kata ancora superiore, per cui abbiamo ancora difficoltà ancora più grandi. È un atleta estremamente dinamica, potente, esplosiva, molto migliorata dall'anno scorso a quest'anno. Anche qui vuol dire tante tante ore di preparazione, tante ore di sacrificio, tante ore di palestra. Ecco, un aspetto infatti particolarmente importante. Questi atleti, per raggiungere i massimi livelli, devono allenarsi praticamente tutti i giorni per parecchie ore, quindi sono professionisti a tutti gli effetti da questo punto di vista. Sì, professionisti sì, perché ormai anche nel karate siamo arrivati a un livello di preparazione talmente, non dico esasperata, ma talmente pignola, talmente particolare, si limita a tutti i minimi particolari, anche perché le altre nazioni, visto che l'Italia è un punto di riferimento per loro, si allenano in continuazione, si allenano con dei grandissimi ritmi, per cui per arrivare al nostro livello e per cercare di batterci hanno fatto delle grossissime sedute di allenamento, e quindi noi logicamente per migliorare ancora di più, per mantenere quel distacco, dobbiamo fare in modo che i nostri atleti debbano impegnarsi, e lo fanno con grande spirito del sacrificio. Ecco, adesso gli arbitri hanno segnalato il loro punteggio. Il punteggio viene tolto, il più alto e il più basso, vengono sommati e quello costituisce il totale. Ecco, quindi nel caso della Capidu ha dato 64,9. 64,9, questa è la seconda atleta, la presentiamo. La vediamo un attimo. È la panciera Tiziana del Veneto. Panciera Tiziana del Veneto, che è neocampionessa europea a squadre, assieme alla Marisa Bortolan e alla Carla Orniello, ha conquistato la medaglia d'oro il 20 di novembre
a Parigi nei campionati europei ESCA, che è l'European Soccer Karate Association, fondata proprio e voluta da tutte le nazioni, a dimostrazione che lo stile Shotokan è estremamente seguito, praticato e salvaguardato proprio nei confronti degli altri stili che cercano uno spazio, ma che sicuramente la maggiore soddisfazione e maggiore preparazione tecnica è ricercata nello stile Shotokan. Quali nazioni sono particolarmente competitive, dunque possono dare fastidio all'Italia? Dunque, quali sono quelle scuole, diciamo così, che sono ai vertici a livello europeo? Beh, è una nazione sicuramente molto ben preparata è l'Inghilterra. Non dimentichiamo, in Inghilterra c'è il maestro Noeda. E un'altra nazione molto ben preparata è la Francia, dove in Francia c'è il maestro Case. Però abbiamo visto bravi anche i tedeschi, gli spagnoli. E questo. Questa è la votazione, sì. Dunque. Della pancera tiziana era totale? Sì, era 40,7. La Cabildo assunta prima aveva totalizzato 42,5, non era stato tolto un punto, e quindi il totale era molto elevato rispetto a quello che avevamo detto prima. Ci era stato comunicato un punteggio elevato, perché erano stati tolti i massimi minimi. La Cabildo aveva totalizzato quindi 42,5 e la pancera tiziana 40,7. Questa è la terza atleta che si esibirà. Questa è un'atleta di casa nostra, la Bonnie Cosetta, che sta eseguendo il kata Kankusho. Movimenti particolarmente secchi. Esatto, molto veloci, esplosivi. È un'atleta allenata dal maestro Pesce. Questo non deve trarre in inganno per chi ha sentito un attimo il commento in precedenza. Il maestro Pesce, che in questo momento è l'arbitro centrale, sicuramente non rimane, proprio per la sua grande professionalità, sicuramente non rimane sensibile alla sua atleta che sta facendo sicuramente attimo per il Qatar. Anche perché, non dimentichiamo, come dicevo prima, che il punteggio più alto e più basso vengono eliminati. Cosa dunque che garantisce una certa equità sportiva, perché sostanzialmente certo. Si fa una media, di conseguenza è praticamente impossibile trovare dei giudizi che non siano poi particolarmente attendibili. Esatto. Totale 40,9. 40,9, che dunque è un punteggio abbastanza basso rispetto alla Cabildo, che ha totalizzato 42,5, quindi questo dimostra la differenza di preparazione tecnica, non solo, poi anche differenza di età, differenza di esperienza, considerando che la Cabildo è una senior e la Pancera è una junior, e questo dimostra che già la sua preparazione è già a un livello molto elevato. Qui abbiamo la Go Barbara, di cui dicevamo prima. Anche lei esegue kata Kankusho. Kankusho. In cosa differiscono sostanzialmente questi stili diversi tra i due stili che lei citava prima? Sostanzialmente. Questi due kata? Sì. E dalla preparazione è una sequenza tecnica più o meno elevata in base alle difficoltà che si incontrano. Sempre l'esecuzione del kata stesso, che costituisce il kata stesso. È un kata questo che la Barbara ha portato anche ai campionati europei. Dopo poi subentrano anche le personalizzazioni, cioè un individuo, un karateka si prepara, si specializza di più su un kata che sente proprio, e in termine tecnico si dice, viene denominato Tokui Kata. Penso poi in effetti che sostanzialmente le grosse campionesse e i grossi campioni la differenza riescono proprio a farla qui, cioè con una personalizzazione del movimento
che fa sì dunque che la giuria poi finisca per premiarlo. Certo, quindi preparazione tecnica, equilibrio, forma, esplosività. Poi non dimentichiamo che c'è sempre la componente umana, c'è sempre la componente psicologica, c'è sempre l'effetto pubblico, l'effetto gara, che questo non è da dimenticare. Certo, diamo allora anche la valutazione complessiva per... Ha totalizzato 41,6, che è un buon punteggio. Finora è il secondo dopo la Kibiddu. Adesso abbiamo la Parolini Laura della Lombardia. Molte atlete lombarde, tra l'altro, sono state portate a questa coppa. Segno che vi è una scuola veramente fertile in Lombardia, oppure magari è stata un'eccezione, un caso, una contingenza del momento? No, c'è da dire che in Lombardia hanno la grande fortuna di avere il maestro Sirai a Milano e quindi possono essere a diretto contatto col maestro. Però c'è anche da dire che il maestro ha creato una grossa scuola di maestri lombardi, i quali sono delle persone veramente valide, estremamente preparate. Non dimentichiamo che il suo delfino, chiamiamolo così, anche se nel momento in cui mi ascolterà un po' si arrabbierà, ed è Carlo Fugazza. Non dimentichiamo che è stato un grandissimo campione a tutti i livelli ed è l'allenatore della squadra sia senior che junior, sia maschile che femminile. La Parolini Laura, gli arbitri al fischio dell'arbitro centrale alzano i punteggi, le cartelle che tengono nascoste fino all'ultimo momento, e viene letto il punteggio, realizza 40,9 come la Boni Cosetta. Quindi a questo punto sempre comunque assunta, capito, un vantaggio. Adesso il tatami dovrebbe arrivare la Lucia Nesi. Anche lei è un atleta di tutto riguardo, che fa parte di quel trittico, vi dicevo prima, campionessa europea dall'86 ininterrottamente a squadre, e hanno figurato in maniera brillantissima ai recenti campionati del mondo. Campionati del mondo che hanno visto trionfare? Ancora i giapponesi. I giapponesi sono bravi, però qui noi non avevamo nulla da invidiare. Mi risulta che ci sia stato un arbitraggio un po' discutibile, in particolar modo nel confronto dei nostri ragazzi Marchini, Acri, Cardinale, per quanto riguarda il kata a squadre. Mi si diceva che sicuramente quei pochi scarti di punto erano sicuramente a favore nostro. Marchini, non vogliamo... tra l'altro, che è stato campione del mondo dell'87. Sì, vincitore della Coppa del Mondo, e sicuramente Daria Marchini è un atleta di grandissimo, grandissimo livello. E questo ci onora, che ragazzi seguano e si allenino e siano con noi da tanti anni. Nesi segue Katago Jushosho, kata superiore, difficile, con notevole difficoltà. Siamo nella parte finale. Bravissima anche questa atleta. Questo è un saluto. Poi avremo la solita procedura delle votazioni. Sì, ecco. Il fischio. Vediamo Carlo Fugazza in alto a sinistra, che sta controllando i punteggi e anche segue anche con attenzione le sue atlete. Il punteggio della Nesi è 41,5, che è il terzo finora dietro alla Go e alla Kibiddu. Dimentichiamo che le prime quattro andranno in finale. 41,5.
Un'altra atleta che dovrebbe essere la volta della Cristina Ristelli. Bravissima atleta, qui ci dà grandi soddisfazioni. Esegue il kata Unsu. Un'impostazione tecnica veramente, veramente, veramente valida. Bravissima. Tutte le sue, i suoi movimenti, le sue posizioni. Vita privata è la fidanzata di Dario Marchini, quindi oltre al legame affettivo c'è anche questo legame tecnico che li porta alla stessa passione. Notate come è partita così è anche arrivata, la stessa presidente paziente, e questo dimostra la grande preparazione di questo atleta. Anche la grandissima concentrazione, perché è evidente che per arrivare a queste forme di perfezione, soprattutto, come si diceva prima, in un momento agonistico, significa essersi preparati moltissimo, ma anche avere una grande capacità di concentrazione proprio nel momento. Ovviamente, qui ci sono dei fattori psicologici che concorrono in una maniera, ed emotive concorrono in una maniera estremamente determinante nell'esecuzione dei kata da parte degli atleti. Cristina Ristelli realizza 42,9, che è il punteggio più alto in questa semifinale, e le garantisce l'ingresso in finale in tutta tranquillità. Ultima è la Mara Skomazun, un po' calata in questa ultima Coppa Shotokan, però anche lei è un atleta sempre di buon valore e buon livello tecnico. La Skomazun è l'unica, assieme alla Pancera, rappresentante del Veneto, poi la Boni dell'Emilia Romagna e quindi le Cabiddu, Go, Parolini e Nesi della Lombardia, proprio a sottolineare della preparazione. Skomazun che esegue lo stesso kata della Cabiddu con Jisodai. Cabiddu probabilmente esprimeva maggiore potenza però rispetto a questi momenti che sembrano un po' più fluidi, quindi forse non riuscirà a ottenere un punteggio. Posizioni sicuramente in posizioni più basse, più precise, maggiore esplosività. Più grinta, quel chimè che noi chiamiamo. A proposito di grinta, molto spesso gli atleti si aiutano accompagnandosi con urli, con quasi una forma così di autoconvincimento, comunque anche di esplosione di un certo tipo di emotività. Beh, quell'urlo che noi sentiamo è il kiai. Kiai che è la forma di massima espressione, di massima potenza che in quel momento viene esplosa, e quindi come l'atleta che scaglia il lancio del peso, nel lancio del peso scaglia l'attrezzo in lontananza, emana un urlo, emette un urlo, lo emette non tanto per così darsi un tono, ma anche solo perché in quel momento esprime la massima potenza, cioè il massimo sforzo concentrato in quel brevissimo istante.
Ecco, qui abbiamo visto che l'arbitro ha richiamato i giudici, c'è stato un errore tecnico e si è Esatto. proceduto si è deciso di abbassare di un punto rispetto alle valutazioni che già i giudici avevano intenzione di Esatto. assegnare. La Scamazon Barbara Mara purtroppo ha commesso un errore e quindi gli arbitri sono consultati e hanno deciso di dare un punteggio relativamente all'errore che ha compiuto e realizza un 40,7 che la pone praticamente allo stesso livello della panciera tiziana e quindi è il punteggio più basso della semifinale. La Sette si è resa conto dell'errore che ha fatto e quindi non può altro che recriminare, questo sicuramente rimarrà Sconsolatamente impresso, la prossima volta sicuramente non lo commetterà più. questa è la Polisportiva Giardino di Ferrara, diceva il gruppo più folto per quanto riguarda la società a livello nazionale. E indubbiamente il più numeroso a livello provinciale, che è più costituito da le sue basi poggiano su una quantità numerica di 50 cinture nere, sia maschili che femminili, di cui una decina di bambini, dagli 11 ai 14 anni. E sicuramente quest'anno il gruppo più numeroso nella nostra provincia è il secondo e il terzo in tutta la regione. Come vivaio, centro di avviamento al karate, è indubbiamente il più numeroso di tutta la regione. Adesso si stanno posizionando, ma anche il maestro Ghedini che per ragioni improvvise, diciamo, di salute ha dovuto rinunciare. E il gruppo viene diretto dalla Senpai, che sarebbe il compagno di palestra più vecchio, più anziano, con più esperienza, ed è Graziana Martinelli, una cintura nera del Sudan, è un karateka di buon valore, in particolar modo dal punto di vista del combattimento, nel kumite è posizionato al centro del tatami e dirige queste tecniche fondamentali di Kyon. Kyon che vuol dire tecniche di forma che serve sia per il kumite che per il kata. Ecco, stanno facendo vedere tecniche di pugno e di pugno e di calcio nelle varie direzioni, percosse. Sono poi le tecniche fondamentali, la base, diciamo, sulle quali puoi costruire interi movimenti. Esatto, quindi il Kyon è la base di tutto. Le prime cose che si insegna ai giovani o ai neofiti che vengono nelle palestre è proprio questo. E sono tecniche fondamentali. Polisportiva che conta su una cinquantina di cinture nere. La Polisportiva conta una cinquantina di cinture nere e non è nata da molto tempo, la Polisportiva Giardino ha 8 anni di vita e direi che il livello tecnico è piuttosto considerevole, raffrontandolo a livello tecnico regionale. Adesso gli atleti hanno eseguito tecniche di calcio nelle varie direzioni, si spostano e per dimostrare che il karate è accessibile a tutti, vengono eseguite delle tecniche di difesa personale di cinture nere con allieve donne, le quali applicheranno queste tecniche contro cinture nere uomini, a dimostrazione di quello che può essere un'applicazione pratica nella vita quotidiana, tutti i giorni. Un'applicazione pratica che è stata, tra altre cose, anche abbastanza mitizzata da alcune pellicole a scopo puramente commerciale. È evidente che si è accentuato un po' anche la spettacolarizzazione di una disciplina che comunque mi sembra sia valida anche a livello di difesa personale. Indubbiamente per me è la più valida perché dà possibilità di applicare le varie parti del corpo, le varie armi del corpo, pugno, calcio, percossa, che proiezione, sgambetti, che costituiscono sicuramente la forma più completa rispetto alle altre discipline, di altre arti marziali.
non per niente le scuole degli allievi, sia della finanza, della polizia, carabinieri, eccetera, applicano la maggior parte, una grossa quantità di tecniche di karate. Perché poi c'è la difesa da bastone, da coltello, dalle varie armi, eccetera. E quindi è una applicazione polivalente. Queste sono ragazze che vengono in palestra da poco più di 12 mesi. Ci sono tutte le età, tutte le estrazioni sociali. E quindi questo dimostra anche che il karate può essere praticato da tutti in qualsiasi momento. E sufficiente solamente un po' di tempo libero e tanta buona volontà. Da quanto tempo il karate è stato importato in Europa in generale e in Italia in particolare? In Europa in generale risale già dall'immediato dopoguerra. In Italia in particolare ha preso questo grande impulso dall'avvento del maestro Shirai in Italia. Il maestro Shirai in Italia, come si suol dire, girato pagina e ha dato quella svolta decisiva, quel grande impulso per cui abbiamo raggiunto in breve tempo, in un relativo breve tempo, dei livelli veramente ragguardevoli. C'è una grandissima proliferazione tra l'altro di discipline orientali, possiamo dire però che il karate è un po' la grande madre di tutte queste discipline? Beh, la grande madre, diciamo che ha un livello molto 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 alto. Molte arti marziali si compenetrano. Questa è quella che ha avuto la forma più spettacolare di diffusione e sicuramente la pratica più accentuata e la pratica più seguita. Adesso gli atleti stanno eseguendo il kata Basai Dai. E al centro Martinelli sta eseguendo l'applicazione dello stesso kata, cioè la dimostrazione che quello che viene fatto in forma è applicato nella pratica. Tutte tecniche portate con molta precisione, tutte tecniche portate con molto controllo, perché alla base di tutto ci dovrebbe essere, anzi c'è, il controllo, quindi le tecniche vengono portate con la massima velocità, con la massima precisione e fermate, bloccate per non portare danno all'avversario. Ogni tanto nella foga, nell'animosità, ma senza cattiveria, dei vari combattimenti, le tecniche vengono portate, affondate un attimino più di quel tanto e qualche volta può scappare l'incidente, la maggior parte delle volte è sicuramente un incidente molto, diciamo, superficiale. E in attesa delle finali assistiamo in un'altra esibizione, questa volta chi avremo modo di vedere? L'esibizione del maestro Baccaro, sempre spettacolari. Ecco il maestro Baccaro che esegue un kata. Siamo fuori dallo stile Shotokan. Ci sono delle tecniche tutte fluide. Velocissimo nelle gambe. Come sua prerogativa. Adesso una dimostrazione di tecniche di difesa personale nei confronti di un avversario a una brevissima distanza. Tecniche molto spettacolari.
credo infatti che il pubblico non abbia di che lamentarsi a vedere questa esibizione. Sì, effettivamente avevamo promesso la spettacolarità in questa Coppa Sotokan. C'è stato un attimino di ritardo sulla tabella di marcia dovuto a questa corale risposta da parte delle 400 cinture nere che sono presentate, ma perlomeno il pubblico che ha avuto da che consolarsi con queste belle, belle dimostrazioni, belle perché spettacolari, anche eseguite da un maestro bravo, anche il maestro Baccato, sono tanti anni che pratica lo stile sotto che segue il maestro Shirai. Adesso mi pare che stiano per sguainare i cautellacci. Rapidità alla base, rapidità alla base di questi movimenti. Spettacolo e tecniche le possiamo definire. Ecco, questo se vogliamo forse è il momento che si avvicina maggiormente a quanto i film solitamente ci fanno vedere. Sì, che fanno infiammare tanto la fantasia dei, magari dei giovani, e sì, fanno sì che poi si avvicinino a questa disciplina. Beh, se questo è il veicolo perché possono venire nelle palestre e provare il karate, e ben vengano anche queste dimostrazioni. Queste tecniche sono la conclusione di questa dimostrazione. In forma armonica fa vedere come si possono applicare queste tecniche di difesa personale. Come vediamo, l'uso delle gambe è estremamente elevato. C'è una capacità atletica comunque eccezionale. Un grande allenamento, quindi anche qui tutti i giorni tante ore di lavoro in palestra, non solo per la preparazione, e divenendo un discorso marginale, ma proprio anche preparazione tecnica per insegnare agli atleti la giusta impostazione delle tecniche. Maestro Mion, mi pare di riconoscerlo al centro. Ci siamo all'incontro tra la selezione della rappresentativa italiana e la rappresentativa jugoslava. Vale la pena di citare i nomi degli atleti che hanno partecipato a questa selezione. Mentre intanto vediamo i primi due atleti che sono pronti per affrontarsi, diamo allora lettura di coloro i quali appunto scenderanno e si affronteranno. Sì, per l'Italia c'era una rappresentativa della regione Emilia-Romagna, è costituita da Munari, Cassani, Manini, Ukbar e Polacchini. E la rappresentativa di Jugoslavia era composta, spero di pronunciare bene, Rakovic, Vukolic, Tesic, Franke e Malinovic. E questi atleti si stanno avvicinando
stanno praticando il nostro stile da un po' di anni, ma però si hanno chiesto di allenarsi con noi, con l'istituto, con i nostri maestri dell'istituto Shotokan Italia, perché hanno ritenuto di poter acquisire una grande esperienza attraverso gli stage dei nostri maestri. Ricordiamo che questo è il comité, e vediamo di spiegare allora ai nostri telespettatori in che cosa consiste questo combattimento. Quindi il comité è una forma di gara di combattimento, è un karate praticamente sportivo, in quanto il combattimento fra i due contendenti è limitato, contrariamente alle arti marziali, ad un tempo, quindi 2 minuti e 3 minuti nelle finali, e a uno spazio di 8x8, cioè 8 metri per 8 metri, che costituisce il campo di gara. Il punteggio, come abbiamo avuto occasione di dire, è un punteggio di uno o più ippon, cioè di tecniche complete, oppure un ippon costituito da 2 vasari, mezze che equivalgono a mezzi punti. E se la tecnica è portata in un punto vitale, con determinazione, velocità, equilibrio, controllo, questa costituisce una tecnica perfetta e costituisce anche il punteggio pieno, che sarebbe l'ippon. Se viene a mancare qualcosa, diventa vasari, cioè una tecnica buona ma incompleta, e quindi diventa un mezzo punto. 2 mezzi ippon danno 2 mezzi vasari, danno un ippon. Ecco, ricordiamo che in caso di parità, al termine del tempo, chiamiamolo così, regolamentare, ci sarà poi un proseguimento dell'incontro. Sì, proseguimento dell'incontro, che può essere ancora di 2 minuti, oppure di a chi dei 2 contendenti applica per primo la tecnica, una tecnica vincente, anche se di mezzo punto. Ricordiamo tra le altre cose che è importante l'impostazione del colpo più che l'efficacia in senso stretto del colpo, cioè non è importante quanto si colpisce l'avversario, ma come si cerca di portare questo colpo. Certo, come si porta questo colpo e che arrivi con il massimo controllo. Chi colpisce senza controllo può essere passibile addirittura sicuramente a delle sanzioni dal punto di vista del punteggio, ma addirittura alla squalifica. Ecco, questo mi pare sia il secondo confronto tra le 2 nazionali, ovvero sia il secondo combattimento della giornata. Fra Ukman e Frank. Questo atleta ha fatto 400 km per arrivare al confine, trovarsi con gli altri atleti di Lubiana, di Capodistria. Ecco, noi abbiamo voluto sottolineare qui a Ferrara, dato che Ferrara è gemellata con Capodistria, che la rappresentativa jugoslava fosse costituita anche da alcuni atleti della città di Capodistria. Diciamo che è stato un probante allenamento in vista di quelli che saranno poi gli sforzi massimi, ovvero sia nel 90, quando proprio Ferrara ospiterà i campionati europei. Campionati europei li abbiamo voluti portare in Italia perché riteniamo che ci sia una preparazione tecnica e una preparazione organizzativa all'altezza della manifestazione. In Inghilterra abbiamo trovato una ottima organizzazione, un'ottima ospitalità, e in Francia purtroppo lasciato un po' a desiderare, e l'organizzazione e anche l'ospitalità. Questo non vuol dire che ci sia una prevenzione, è stata una prevenzione da parte dei dirigenti francesi, ma quanto, secondo me, un'organizzazione non all'altezza dei livelli della manifestazione stessa. Ecco, questo veniamo l'arbitro che adesso ha richiamato altri giudici, un arbitro dunque aiutato da questi suoi colleghi che sono seduti all'esterno del quadrato. Sì, ci sono 4 arbitri ai vertici, agli angoli, e con le bandiere in mano, rossa e bianca, come si diceva più innanzi, H e Shiro, H rosso, Shiro bianco, per indicare l'atleta
alzando la bandiera col colore corrispondente alla cintura che indossa per indicare il vantaggio. E ha richiamato l'arbitro in quel momento, il maestro Myung aveva chiamato l'arbitro che aveva alzato il colore, aveva alzato una bandierina, a chiedere il perché secondo lui aveva visto la tecnica, perché è chiaro che una tecnica può essere portata in un momento di copertura e quindi l'arbitro centrale si avvale della collaborazione degli arbitri dagli angoli. Questo è il terzo combattimento, mi sembra il risultato sia di 1-1 sino a questo momento. Esatto. fra le due nazionali. Gli atleti si stanno, come si suol dire, studiando. I jugoslavi sono atleti robusti, con una discreta impostazione. Certo, hanno bisogno ancora di lavorare molto per arrivare al livello delle nostre rappresentative, però hanno una grande buona volontà. Si stanno affrontando in questo momento? In questo momento dovrebbe essere Mannini con Tesic. Qui siamo in un momento di stasi, nessuno dei due ha il coraggio di attaccare, può giocare sulla rimessa, come si suol dire in termine calcistico, e quindi cerca di vedere, di trovare un varco nella impostazione della difesa dell'avversario. Ecco, qui è terminato il tempo regolamentare, mi sembra. Esatto. L'arbitro chiede il parere dei giudici di angolo e, considerando, mettendo le bandierine incrociate, è stata data determinata la parità. Questo è il quarto combattimento. Quarto combattimento con Munari e Rakovic. Munari dovrebbe avere sicuramente una preparazione tecnica superiore e potrebbe potenzialmente vincere prima dello scadere del tempo. Infatti gli viene attribuito il punteggio di Vasari. È uscito dal quadrato. L'atleta jugoslavo però ha una buona impostazione, sta cercando di attaccare. L'arbitro centrale chiama il giudice di sedia, il maestro Pesce, per sentire il suo giudizio. Nulla di fatto e si riprende. Anche qui c'è grande equilibrio
Sì, equilibrio. Tutti e due gli atleti. Cioè, chiaramente Munari cerca di mantenere il vantaggio acquisito e cercare magari un attimo il varco che l'avversario si scopra. E all'atleta jugoslavo deve per forza attaccare per cercare di equilibrare le sorti. È scaduto il tempo. Adesso gli arbitri decretano la vittoria di Munari, cintura bianca, per un Vasari a zero. A questo punto dunque l'Italia in vantaggio. E questo mi pare sia il quinto combattimento, di conseguenza dovrebbe essere l'ultimo confronto. Un confronto costituito, infatti sono cinque atleti, cinque coppie, 5 contro 5. È stato notato che l'atleta jugoslavo porta una protezione e viene chiesto il giudizio del medico. Il medico fa scoprire la protezione e guarda. Siccome l'atleta jugoslavo ha avuto un intervento chirurgico, abbiamo visto anche l'intervento del vicepresidente dell'istituto, il maestro Bolaffio di Trieste. Questi ragazzi appunto si allenano con lui. E è stata data l'autorizzazione all'atleta jugoslavo di tenere la protezione perché ha avuto dei punti di sutura e quindi per proteggere l'arto appena operato è stata data l'autorizzazione a mantenere questa protezione. Si riprende il combattimento. Nulla è successo, anche se sembrava che un colpo fosse arrivato. A segno. Anche in questo caso soltanto un po' di schermaglia, ma nulla di concreto. Continua questa spassata. Peccato che non ci sia stata una veloce prosecuzione con una tecnica di pugno, perché altrimenti sarebbe stata un'ottima sequenza di tecniche, combinazioni. Qui c'è una successione di chiai, sia perché l'atleta che porta la tecnica in quel momento, come dicevamo, esprime la massima potenza, anche perché il chiai può servire per intimorire l'avversario da un punto di vista psicologico. Arbitrator Gerardo Campanale, anche lui è fatto parte della nazionale. Arbitro di sedia abbiamo visto il maestro Marangoni, quindi tutti i giudici da un alto livello. L'atleta in questo momento ha subito un piccolo colpo, è subito l'intervento del dottor Lisco con la solita veloce constatazione che l'atleta non ha subito danni, un piccolo esame sui riflessi, sulla stabilità. L'atleta, il dottor Lisco, è una cintura nera terzo dan, quindi
estremamente competente. Può capitare un'escoriazione, può capitare una piccola, così, una piccola ferita, ma sono situazioni estremamente marginali. Sì, anche perché poi, come si diceva prima, non è tanto importante colpire l'avversario quanto dare dimostrazione di alcune tecniche d'attacco. E siamo giunti alla dimostrazione del kata a squadre. Squadra italiana particolarmente competitiva, mi sembra. È una squadra italiana ad altissimo livello, direi. Questi sono, io li chiamo, i tre moschettieri. Non so se si arrabbiano per questa mia definizione. Però sono ragazzi preparatissimi, affiatatissimi. E la punta di diamante è Dario Marchini, con Pasquale Acri e Alessandro Cardinale, che sono pluricampioni europei e medaglia d'oro ai recenti campionati del mondo della WUCO al Cairo. E Marchini, non dimentichiamolo, campione del mondo dell'87 individuale e vice campione dell'88. Esatto, c'è proprio una esecuzione di tecniche sincronizzate ai massimi livelli. C'è un lavoro veramente incredibile dietro questa esibizione. Eh sì, loro sono bravissimi, ma è anche un capolavoro di Carlo Fugazza, che ha saputo limare in ognuno tutti i minimi, minimi difetti, le piccole imperfezioni, e ha portato questi ragazzi a un livello estremamente, estremamente elevato. Questo credo sia una delle massime spettacolarizzazioni possibili. Esatto. Kata Umsu. Un saluto per gli applausi del pubblico, che ovviamente ha particolarmente gradito questa esibizione. Dario Marchini al centro, Acri a sinistra e Cardinale a destra. E siamo arrivati alle finali. Questa è la finale del kumite femminile sotto i 55 kg. Si stanno affrontando Patrizia Cerioni e Manuela Pancaro, due atlete con una grandissima esperienza. Cerioni, Patrizia, ha fatto parte della nazionale l'anno scorso ai campionati europei. Pancaro ha fatto parte quest'anno dei campionati europei, quindi due protagoniste di due avvenimenti ad alto livello. Ricordiamo che poc'anzi abbiamo visto la sfida Italia-Jugoslavia, ha vinto la nazionale azzurra per 3-2. Pancaro ha portato una tecnica, in questo momento forse è un pochino più allenata, un pochino più determinata nella sua azione sulla Cerioni. Infatti abbiamo visto, ha avuto subito un Vasari di vantaggio. A questo punto ovviamente sta attendendo la reazione dell'avversario, di conseguenza. Ma la Cerioni è molto esperta. Cercano di dare la possibilità all'avversaria in questo momento. L'arbitro centrale chiama i colleghi per vedere di determinare se la tecnica portata dalla Patrizia Cerioni è stata una tecnica completa. Nulla di fatto, e si riprende il combattimento. Arbitro centrale, vediamo il maestro, l'arbitro alla sede, l'arbitretto e il maestro Pese.
si riprende a combattere dopo qualche secondo di pausa. La Pancaro è molto determinata a vincere. Manuela è molto caricata dalla partecipazione agli europei. Grande esperienza. Secondo me il match si è incanalato su una direzione abbastanza netta. Sì, altro Vasari a suo favore. Ricordiamo che nelle finali sono 3 minuti. Ancora consulto agli arbitri. Pancaro si è girata per sentire i suggerimenti del suo coach. Coach sarebbe il direttore tecnico che nei momenti di pausa può dare suggerimenti alla propria atleta. Mentre non può intervenire durante il combattimento. Non può venire, esatto. È stato dato il punteggio alla Cerioni. Vediamo che in quanto a grinta non peccano nessuno queste atlete, quindi questa dimostrazione che il sesso femminile non è affatto un sesso debole, ma è un sesso forte. E quando vuole arriva a delle preparazioni tecniche piuttosto ragguardevoli. Altro Vasari. È finito il combattimento. Come previsto, Pancaro Manuela ha ottenuto un ingegnere risultato, perché questa Coppa Shotokan è sicuramente molto ambita. Ecco, esprime la sua soddisfazione. La Pancera, i compagni di squadra, amiche, anche loro partecipanti ai campionati europei. E adesso assisteremo all'altro finale. Finale del comité oltre i 55 kg tra la Giusi Lombardi a sinistra e la Teresa Zoglio sulla destra dei nostri teleschermi. Ed ecco iniziati i 3 minuti di questa finale. Finale in 3 minuti. Cintura rossa, Lombardo, Giusi, Emilia Romagna, Sanluca, cambio Bologna. Questo non nulla di fatto. Giusi Lombardo è una atleta piuttosto coriacea, è dell'Emilia Romagna, si allena da Bologna al Musoca. È una atleta della palestra del maestro Giuseppe Perlatti. Anche qui stanno studiando, perché la posta in palio è piuttosto elevata, anche perché la Coppa Sotoca, vince la Coppa Sotoca, è sempre un traguardo piuttosto ambito. Quante manifestazioni di questo genere ci sono un po' sparse nella nostra penisola? A livello di istituto Sotoca abbiamo la Coppa Sotoca Under 16, che viene... si svolge in una unica manifestazione, è stata fatta da Biate Grasso a ottobre. Per arrivare alla Coppa Sotokan abbiamo istituito un trofeo Sotokan, anche perché c'era la necessità di vedere il vivaio dei giovani a che punto poteva essere,
e anche per dare la possibilità a chi aveva le doti tecniche di mettersi in luce e poter aspirare a un domani, a un posto in quella che è la massima espressione, che è la nazionale. A differenza di quanto avviene nel pugilato, non ci sono suddivisioni eccessive per categorie in questo sport, in questa disciplina? Beh, ci sono categorie di peso, sì, come nel pugilato, categorie di peso che in questa occasione sono state contenute in meno 55 kg, più 55 kg per il comité femminile, meno 75 più 75 per il comité maschile. Ciononostante l'afflusso degli atleti alla Coppa Sotto, che è stato veramente, veramente molto elevato, è una soddisfazione da parte nostra, anche perché combattere davanti ai maestri giapponesi è sempre una grande soddisfazione. Maestri giapponesi che tra poco si esibiranno, credo sia particolarmente attesa da parte del pubblico e da parte dei nostri telespettatori assistere a queste grandi esibizioni. Questo è il momento. Lo Lombardo ha avuto a suo vantaggio un altro vasari, sommati due vasari e hanno costituito un nippon, quindi l'arbitro due volte il braccio verso il basso per dire vasari, vasari, e una volta verso l'altro nippon. Mezzo punto e mezzo punto sommati danno un punto intero, quindi ecco perché il nippon del braccio verso l'alto. L'arbitro ha visto una tecnica, ha chiesto il conforto della sua impressione, della sua visione agli arbitri. Gli arbitri non hanno risposto con un cenno negativo e quindi adesso chiede a chi possa essere riservato il favore finale, e effettivamente la Giusy Lombardo ha meritato di vincere perché era decisamente grintosa e decisamente all'altezza della situazione, quindi ha meritato di vincere. E stiamo per assistere ad un'altra dimostrazione, anche questa si pronuncia di grandissimo livello. Serve del maestro Naito Takeshi. Cosa stiamo per assistere? Il maestro Naito, la dimostrazione del kata Basai Sho, coadiuvato da Contarelli e da Falanga, Falanga esatto. Maestro Naito è stato un grandissimo combattente, è stato più volte capitano della nazionale giapponese. Nazionale giapponese che è quasi imbattibile. Nazionale giapponese sì, è imbattibile, sono veramente molto preparati, però non dimentichiamo che anche noi abbiamo degli atleti che sono a un notevole livello. Questo, l'inserimento di questo maestro nel nostro equip tecnica è stato una grande intuizione da parte del maestro Shirai. È velocissimo, estremamente preparato, tecnicamente molto bravo, molto valido. Nella vita privata è molto simpatico, è una persona molto colta, percorre tante ore nei musei italiani. Ecco il classico doveroso saluto nei confronti del pubblico.
Adesso dovrebbe essere la volta del maestro Serai, che con il fratello più grande, il maestro Dino Contarelli, fa una dimostrazione di difesa al bastone. Adesso il nostro grande maestro Serai. Queste sono le esibizioni del maestro giapponese a cui si accennava poc'anzi, commissario della nazionale italiana. E diciamo il direttore tecnico, e l'ispiratore, tutto quello che si può dire di bene è tutto quello che ha dato e che fa il maestro Serai per noi. Maestro Serai di Nagasaki vive a Milano, però gira un po' tutta la penisola, ovviamente, onde seguire e curare vivai e i vari atleti della nazionale. Non solo, ma è chiamato un po' in tutto il mondo, in tutta l'Europa, a fare stage di aggiornamento tecnico proprio per la sua bravura e la sua preparazione tecnica estremamente elevata. Le sue lezioni sono sempre estremamente interessanti, ha un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico che sono qualcosa di eccezionale. Ha finito la sua dimostrazione veloce. Sentiamo lui che dimostra di gradire. Sì, un calorosissimo applauso, perché vogliamo molto bene a questo maestro che dà il massimo se stesso per il karate, per questo sport in Italia e per tutti noi. Adesso il maestro Serai, lo ricordiamo, sentiremo poi anche l'intervista che è stata realizzata durante la manifestazione. Questo è il carismatico maestro Kage, cintura nera ottavo dan. Cosa si può dire di maestro Kage? Maestro Kage è il maestro del maestro Serai, quindi se abbiamo avuto delle buone, delle parole di elogio, non possiamo altro che dire del maestro Kage, che è una cosa eccezionale. Ogni sua lezione è un capolavoro. Sta eseguendo il kata cinte. Non dimentichiamo che il maestro Kage era una cintura nera terzo dan di judo e un giorno fu affascinato da una immagine del karate, abbandonò il judo, che lo faceva già a questo livello, e per abbracciare la strada del karate ed è arrivato a questo risultato. Il maestro Kage è una figura emblematica, storica, oserei dire, nel karate moderno. Ecco gli due maestri che si salutano. Vediamo ad apparire sullo sfondo un altro grandissimo personaggio, che è il maestro Keinosuke Inoida, cintura nera ottavo dan, direttore tecnico per l'Italia, per l'Europa della Japan Karate Association. Vive a Londra. Il suo è un abbigliamento diverso rispetto a quello che avevano gli altri maestri giapponesi. C'è una motivazione particolare? Qui c'è una base musicale di canti e di, non oserei dire il folklore, di un qualcosa di affascinante, di qualcosa di giapponese che noi non abbiamo la possibilità di poter apprezzare se non per chi ha l'occasione di vivere o di aver visitato il Giappone. Karate come filosofia di vita, insomma. Esatto, quindi il maestro Inoida si compenetra in queste dimostrazioni di un insieme di kata su questa base musicale e su questo costume estremamente raffinato. Sembra un antico samurai. Questo è un passaggio al kata Kankushu. Il pubblico segue in
silenzio religioso. Sono sempre nel passaggio del Kata Kankusho. Kata Shochin. Era partito con una tecnica del Kata Kankudai. Siamo al termine. Calorosissimi, crescenti gli applausi. Questo pubblico meraviglioso di Ferrara che sottolinea sempre più queste dimostrazioni spettacolari. Queste sono le premiazioni con il sindaco di Ferrara, dottor Roberto Soffritti, che a nome della cittadinanza premia Hiroshi Shirai. Riceve un dono una coppia di ceramiche di estremo pregio portate dal maestro Shirai dal Giappone. E in cambio dal dottor Soffritti, il sindaco di Ferrara, riceve una medaglia d'oro, ricordo di questa manifestazione, medaglia d'oro che viene estesa al maestro Case, maestro Noeda, maestro Naito. Così per la del pubblico di Ferrara, ricordiamolo, oltre 3.000 unità hanno affollato le granate del palazzo per questa manifestazione. Ecco i maestri giapponesi che vengono premiati dopo la loro esibizione. Più in generale poi è un premio che vuole simboleggiare un po' tutta la loro attività. Sì, esatto, la loro attività e la loro fedeltà, tra virgolette, che è continuativa nella città di Ferrara. E estremamente apprezzato dal sindaco che ci dà il patrocinio dell'amministrazione comunale ed è sempre presente alle nostre prevenzioni, alle nostre manifestazioni e direi che è un po' un fiore all'occhiello della Coppa Shotokan avere un'autorità ad un grado così elevato. L'anno scorso non dimentichiamo che anche il prefetto Gaudenzi ci ha onorato della presenza come nelle manifestazioni precedenti. Purtroppo il prefetto Gaudenzi quest'anno è stato trasferito proprio in questi giorni, è stato trasferito a Venezia e nella prossima manifestazione, nei prossimi campionati speriamo di avere il nuovo prefetto di Ferrara. Un'indiscrezione tra l'altro sul sindaco che in gioventù praticava a sua volta il karate. Ha praticato, sì, è stato vicino alle arti marziali, sicuramente il judo in gioventù quando anche noi avevamo questo fascino del kimono e affollavamo quelle poche palestre che erano nella nostra città. C'è l'assessore Moreno Po, il nuovo assessore allo sport. Ci stanno susseguendo le premiazioni ovviamente, sì. Questi sono gli atleti che del comitè individuale femminile, se non vado errando, c'è il cavaliere Inonagliati in rappresentanza del CONI. E il cavaliere di Gran Croce, dottor Fernando Resca, e non dimentichiamo che è un consigliere della Federcalcio, sempre vicino allo sport, non solo nostro della città, ma anche della nazionale. Questi sono gli atleti jugoslavi che hanno perduto la nota nazionale di misura comunque. Consegnato una medaglia ricordo offerta dal comune di Ferrara. Mentre poi ci sono le coppe che fanno bella mostra alle spalle che verranno poi consegnate agli altri atleti. Per un atleta che
partecipa a queste manifestazioni, avere un dono ricordo presentabile come in questa occasione è sempre una soddisfazione. È bene che tutti gli atleti che arrivano in finale abbiano un ricordo di quella che è stata la loro performance, di quella che è stata la loro prestazione. Ecco, in questo momento viene premiato il maestro Guidetti, che in sostituzione del maestro Ghedini ha assunto le funzioni di coach della nazionale italiana. Siamo alle premiazioni del Qatar. Mi pare distinguere. Marchini, mi sembra. No, Galliani. Galliani, bicampione europeo dell'87-88, juniores individuale, juniores individuale, sì. Eccolo Dario Marchini, bravo, bravissimo Dario. Di Brescia. Di Brescia e trasferito a Milano da poco, dove insegna e si allena costantemente con il maestro Shirai. Dario Marchini, sentiremo anche lui tra poco nelle interviste, si allena almeno 4-5 ore al giorno, quindi è un'attività extra professionale, direi. Direi sì, ormai siamo a livello di tempo pieno. Questa è la finale maschile del Kumite sotto i 75 kg. Ormai siamo arrivati agli sgoccioli di questa manifestazione, infatti si devono disputare alcune finali, questa è una. Gli arbitri prendono posto, perché li salutano, si preparano. Il loro cuore sicuramente raggiunge un battito elevatissimo in questo momento, emozionati. Ukmar e Lazzarini sono di fronte. Ukmar e Lazzarini, tutte e due dell'Emilia Romagna. Classico saluto, forma di rispetto. Ovviamente Lazzarini mi pare che possa avere il pronostico della vittoria, perché è un atleta molto coriaceo, molto preparato, molto grintoso. Lazzarini che attualmente è alla destra dei nostri teleschermi. Arbitro centrale, arbitro centrale è il maestro Vignoli, arbitro internazionale dell'Istituto Shotokan Italia. Ha fatto una finta di calcio con la gamba destra, poi uno Ushiro Mawashi. Veloce sia di gambe che di braccia. Una grandissima esperienza. Lazzarini era, è un allievo del maestro Loris Guidetti di Reggio Emilia. Altro calcio velocissimo, un po' distante. Stanno studiando tutti e due, sicuramente hanno, come dice il maestro
il maestro Naito, il motore sugli giri, pronti per scattare, velocissimo, bravo. Maestro Vignoli indica che mancava poco, la tecnica non è stata affondata al 100% e quindi non può essere segnata il mezzo punto. In questo momento si sente la forza dell'avversario, la forza magnetica, c'è cioè quel flusso, quel qualcosa di grintoso che può avere davanti, che può avere l'avversario nei confronti di chi gli sta davanti. Ukmar ha preso una botta a una gamba, un colpo accidentale, è stata una cosa accidentale, proprio così, puramente occasionale, stringono i denti e comunque si apprestano a riprendere. Vasarini ha avuto un altro Vasari, due Vasari, un Nippon, quindi ha già 2.5 punti di vantaggio. Adesso in questo momento dovrebbe controllare la situazione, ma considerato il suo carattere sicuramente attaccherà fino alla fine del combattimento, fino alla fine dell'incontro. C'è un'uscita, quindi c'è un richiamo. Ukmar ha anticipato un calcio in rotazione di Lazzarini e quindi non ha potuto portare la tecnica a Lazzarini. Che in effetti vediamolo sempre comunque attento, pronto ad attaccare. Veloce e potente anche. È finito il tempo, l'arbitro chiede il parere degli arbitri agli angoli e viene assegnato in primo posto il primo premio di Lazzarini, che lo vediamo inquadrato in questo momento, il quale saluta ed ora assisteremo alla finale per trovare il comité oltre i 75 kg. Ecco, tutto è pronto, sta per iniziare il combattimento, dunque. E dunque sono di fronte Bianchi e Formigon. Formenton. Formenton e Bianchi. Qui siamo a uno scontro tra due atleti molto forti. Infatti abbiamo già visto qualche scintilla. E ne vedremo tante delle scintille, penso, nel proseguimento di questo incontro, perché Formenton è molto aggressivo e Bianchi invece, oltre ad essere forte fisicamente, è un atleta più tranquillo, più calmo. C'è una componente un po'... Qui sentono molto questo incontro di finale, c'è un po' di nervosismo che regna, in particolar modo da parte di Formenton. L'aveva trovato il suo bel da fare per cercare di tenere incanalato su binari corretti questo confronto.
E infatti li richiama praticamente all'ordine. Bianchi fa parte della nazionale, sia l'anno scorso che quest'anno ha partecipato ai campionati europei. In questo momento Formentone ha portato una tecnica di succhi di pugno e quindi è in vantaggio di mezzo punto. Formentone del Friuli Venezia Giulia, mentre Bianchi della Lombardia. Velocissimo questo calcio. Ah, si è sfilato il guantino a Bianchi a protezione delle nocche, e quindi giustamente l'arbitro Vignoli ha interrotto. Scivolata, però ha saputo difendersi subito. Nulla di fatto. Si riparte, gli atleti si toccano in segno di saluto. E Formentone è uscito con un piede, infatti l'arbitro, il maestro Pesce, indica con la bandierina bianca che Formentone è uscito. Formentone in questo momento, non indossando nessuna cintura, è sottinteso che è cintura bianca, cioè che è il secondo chiamato. Formentone ci tiene molto a vincere, considerato che l'anno scorso ha vinto la Coppa Shotokan. Non dimentichiamo che nelle precedenti edizioni aveva vinto in ordine, diciamo così, regressivo Acri, e due volte ha vinto il maestro Carlo Fugazza. Un richiamo ufficiale per essere uscito per la seconda volta. Due atleti che non si tirano indietro, comunque, stiamo vedendo. E infatti in questo momento ha preso un colpo al viso, intervento del dottor Lisco. C'è una piccola abrasione, ma Bianchi è un teutonico, sopporta questo e altro, pur di portare a termine il combattimento e magari vincerlo. Quindi piccole abrasioni che, dovute anche alle spigolature seppur morbide dei guantini, abbiamo visto, se vediamo a sinistra, Ignazio. Gli interventi medici comunque sono prontissimi, immediati, anche per magari cose che non sembrerebbero di grossa preoccupazione, però c'è subito il pronto intervento medico. A titolo precauzionale, certo, e noi facciamo subito intervenire il medico, proprio perché non vogliamo che ci possano essere, anche se pur minimo dubbio, qualsiasi avvenimento, anche se pur accidentale, deve essere subito sotto controllo. Ignazio Meloni è venuto a consigliare l'amico Bianchi, e adesso lo vediamo, lo intravediamo nella parte alta del teleschermo, vicino alle bandiere dell'arbitro. Gli atleti si sono risalutati, e siccome l'incidente è puramente così, estremamente lieve, l'arbitro centrale chiama gli altri a confronto, a consulto, per vedere la causa
ed eventualmente prendere le sanzioni disciplinari di chi ha nei confronti di chi ha causato questo incidente. Chiaramente il tempo è interrotto. Non è stata data una munizione ufficiale a Formenton perché evidentemente aveva portato una scorrettezza. Durante la fase del combattimento, ecco, in questo momento è scivolato, tutti e due a terra, nulla di fatto, la foga è molto... Forse anche spesso è cattiva consigliera? In questi momenti sì, però la componente umana è sicuramente sentita, nonostante l'esperienza di questi atleti, nonostante la preparazione... Non è mai da sottovalutare. Ancora una volta si riparte. È molto lungo questo combattimento, è molto sentito. A questo momento Formenton ha commesso una scorrettezza, ha colpito Bianchi nel momento il combattimento era fermo. È sospeso, infatti. E quindi sicuramente ci sarà una munizione nei suoi confronti. Consulto degli arbitri. Al tavolo vediamo ci sono altri giudici di gara. Intravediamo il signor Gamberini Werther, che è il presidente provinciale dei crometristi di Ferrara. C'è questa collaborazione da tanti anni dei crometristi ufficiali della Federazione Italiana dei Crometristi con il mondo del karate, proprio per l'estraneità e la collaborazione tecnica della parte dei crometristi per quello che è il giusto e regolare svolgimento dell'incontro. È un match molto spettettato, questo si diceva prima, della tensione che si sono portati sul quadrato i due atleti. In effetti poi abbiamo avuto modo di vedere come questo match, contrariamente agli altri, sia sempre stato poco continuo. Sta continuando il conciliabolo tra i vari direttori di gara. Vengono ascoltati i vari pareri e a questo punto il maestro Vignoli dovrà prendere una decisione. Forse non c'era uniformità di... E infatti viene assegnato mezzo punto a Bianchi perché aveva portato la sua tecnica e poi si era fermato visto che si era accorto che la sua tecnica poteva essere valida. Bianchi, che a questo punto è in vantaggio. Molto sofferto questo combattimento e viene segnata la vittoria. Bianchi vince così a Bianchi questa Coppa Shoto per quanto riguarda il comitè oltre 75 kg. C'è stato un errore da parte del conteggio. L'arbitretto ha richiamato l'attenzione dell'arbitro centrale e a questo punto viene chiesto il giudizio e assegnato finalmente la vittoria a Bianchi. La vittoria fu più sofferta, bisognerebbe dire. Vittoria sofferta, sì, perché è stato un incontro piuttosto duro. Ecco Ignazio Meloni che va a complimentare Patrizia, che è la neo sposa di
di Bianchi. Una bella sposa, quindi questo a dimostrare che anche karate è maestro per lati, che anche il karate è una fonte di vita. E siamo giunti alle premiazioni, dunque all'epilogo di questa quinta edizione della Coppa Shotokan. A questo punto possiamo trarre un bilancio di quella che è stata la manifestazione, direi piena soddisfazione innanzitutto per la risposta della città, l'abbiamo detto, sono state collaudate, diciamo così, le strutture che porteranno poi al 90 agli europei che si disputeranno qui a Ferrara, e più in generale una manifestazione riuscitissima anche perché c'è stata una grande risposta di atleti. Sì, grande risposta di atleti, grande risposta di pubblico, grande risposta da parte delle autorità, di tutti quei supporti che moralmente e tecnicamente a noi servivano come istituto e costituiscono, come dicevo prima, quel grande banco di prova per i campionati europei del novembre, prima settimana del novembre del 90, che porteremo qui a Ferrara, come dicevo prima, con 24 nazioni, sicuramente un 400-500 atleti, diventerà un grosso impegno da parte nostra come istituto, un onore, perché consideriamo che le prime due fasi di questo campionato europeo della European Shotokan Karate Association si sono svolti in Inghilterra, la seconda e la terza edizione, questa recente, si è svolta a Parigi, il prossimo anno andremo ad Atene e poi considerando queste due grandi capitali lo riusciamo a portare i campionati europei a Ferrara, in una città di provincia come la nostra, è un grosso atto di coraggio, è un grosso atto di buona volontà da parte nostra e dimostrazione che il karate in Italia è più che mai vivo, il karate in Italia più che mai è a un notevole livello, per cui desideriamo dare dimostrazione alle altre nazioni che anche noi siamo in grado di poter organizzare questa manifestazione con una grande dignità e con una grande voglia di fare a livello internazionale. A questo punto è terminata la manifestazione, tra qualche istante andranno in onda le interviste che sono state realizzate, non ci resta che salutare i nostri telespettatori, grazie anche a lei professor Achilli per la preziosissima e indispensabile consulenza tecnica e buona serata a tutti quanti. Io ringrazio voi per avermi dato la possibilità di intervenire e per il supporto tecnico indispensabile che ci avete dato. Siamo con il maestro Hiroshi Shirai al Palasport di Ferrara dove si sta disputando la Coppa Shotokan. È il direttore tecnico della nazionale italiana che sta combattendo quest'oggi contro la Jugoslavia. La prima domanda ovviamente si riferisce al livello tecnico della nazionale. Ecco, qual è la forza di questa squadra che lei guida? Questa squadra che abbiamo noi oggi possiamo dire in livello europeo è abbastanza buono. Possiamo dire il primo gruppo di livello internazionale, ma sfortunatamente noi non abbiamo avuto che preparazione per il campionato europeo perché anche abbiamo avuto problema di finanziamento anche, quindi il risultato che non abbiamo avuto è buon risultato nella questo campionato europeo che abbiamo avuto mese scorso, però abbiamo abbastanza buon elemento, quindi possiamo dire nelle fasi di preparazione per il futuro l'anno prossimo o 1990 per il campionato europeo qui in questa città Ferrara. Quanto riguarda l'incontro di Jugoslavia, oggi non so ancora che squadra formato, penso che sia formeranno squadra nazionale ma rappresentante di Ferrara. Ecco, Ferrara sta organizzando oggi questa manifestazione, ospiterà gli europei nel 1990. Questa manifestazione sta riuscendo bene secondo lei? Questa manifestazione, questa Coppa Shotokan? Sì, senz'altro, perché abbiamo avuto già quattro volte passate, questa presente quinta volta, quinta Coppa Shotokan, che abbiamo avuto sempre un bel successo, quindi quest'anno io aspetto molto più successo del passato.
rappresentante della nazionale, Dario Marchini, bresciano, cintura nera, quinto dan, campione del mondo dell'87, vice campione nell'88, e Assunta Cabiddu invece che da 3 anni ormai a livello europeo a squadre sta facendo il vuoto. Insomma, comunque ci sono anche gli altri della squadra che sono molto bravi. Ecco, citiamo allora queste ragazze che fanno parte della squadra. Cristina Ristelli, che è vice campionessa mondiale, anche di kata individuale lei, e Lucia Nesi. Formiamo la squadra da 3 anni noi. Ecco, parliamo un attimo allora di questo movimento femminile. Su che base può contare lo Shotokan femminile? È una cosa troppo grande e importante. Cioè, noi siamo allenati da un maestro che ci insegna il karate in modo universale. Il maestro Fugazza è il nostro maestro. E noi, cioè, noi facciamo quello che lui ci insegna, ma è un po' difficile da spiegare. Dario, aiutami. Allora, Dario Marchini, rompiamo il ghiaccio con l'emozione. Allora, parliamo anche del campionato maschile, ovvero del movimento maschile. Innanzitutto però vorrei parlare di te personalmente, ovvero sia di queste grandi esibizioni che fai a livello mondiale. Sì, cosa posso dire di me? Cerco di fare il mio meglio, come diceva prima Assunta, siamo guidati dal grande maestro Fugazza, dal maestro Shirai, anche il nostro direttore tecnico, colui che 25 anni fa ha portato il karate in Italia, al quale tutti i karateki italiani devono qualcosa, insomma. Siamo riusciti a formare una grossa scuola per questo, anche a merito nostro un po', perché siamo bravi, questo va bene, bisogna ammetterlo, però anche i nostri maestri senz'altro sono nostra guida, insomma. Però questo è, come diceva Assunta, molto importante per il karate italiano, perché con questi grandi maestri, con il nostro impegno, si cerca di far mostrare un karate, una vera arte, diciamo. Uno sport magnifico e un'arte bellissima, al di là di tutte le brutte cose che si possono vedere, fatte un po' da una certa pubblicità non troppo qualificata. Sono le prospettive future e quale nazionale dovrà temere la nostra squadra? La nostra squadra? Ma noi siamo riusciti a battere anche le giapponesi, per cui adesso nell'89 ci sono 3 grossissime gare per noi, ci sono i campionati europei, ci sono gli World Games e la Coppa del Mondo ancora a Budapest, che abbiamo fatto 2 anni fa e abbiamo vinto tutto lì. Bisognerà guardarsi ancora dalle giapponesi allora. Certo, certo. Un discorso che vale anche per la nazionale maschile, quello del Giappone, e ci sono altre nazionali che, a parte Giappone e Italia, possono inserirsi in un discorso di vertice. Sì, ormai sono fortissimi tutti gli europei. La Spagna è la nostra grande avversaria di sempre, sia maschile che femminile, dobbiamo sempre faticare per vincere con la Spagna. Anche la Germania, anche l'Inghilterra, tutte nazioni che ogni anno progrediscono, ogni anno migliorano. È per quello che anche noi dobbiamo veramente impegnarci a fondo per tenere i nostri livelli, insomma, perché una volta arrivati al successo il problema è come mantenerlo, questo successo. Ecco, quanto vi allenate voi per arrivare a questi livelli e poi per rimanerci? Ma in media io personalmente sulle 6 ore al giorno di impiego continuo. Chiaramente per noi non c'è sabato né domenica e molto spesso siamo chiamati appunto a fare allenamenti particolari, allenamenti raduni della squadra nazionale, raduni particolari col maestro Fugazza, col maestro Shirai. Insomma, è chiaro che per volere qualcosa bisogna pagarne il prezzo, però è un prezzo che noi paghiamo volentieri perché è molto bello. Insomma, il gioco vale la candela. Sì, certo. Allora, ci mettiamo dentro qui.